Non è certo difficile credere che tra queste sterpaglie urbane che invadono terreni, aiuole, strade e marciapiedi di Viale Abbadessa e Piazza Caliandro si nascondano serpenti e chissà cos'altro, più volte fotografati e finiti sulle pagine social. Sporcizia e degrado la fanno da padrone al quartiere San Lorenzo di Francavilla Fontana, dove i residenti sembrano quasi essersi rassegnati. Campa cavallo che l'erba cresce, qua non la tagliano mai l'erba. No, mai. Vengono solo il giorno delle votazioni e vogliono il voto. Invece l'erba non la tagliano mai. L'erba non la tagliano mai. E i topi, i serpenti, le zanzare, tutto. Tutti i tipi di insetti, tutta questa zona stanno. Ma di che è la colpa del comune, dei cittadini? Il comune perché non ci sta dietro proprio. Il verde pubblico un po' è disastrosa, non è che è male, disastrosa, questo è il problema, e nessuno vuole pulire, non può pulire, non abbiamo capito cosa è successo. Eppure i progetti che riguardano l'area sono tanti e ambiziosi, eppure questo è il presente.